Siamo a Pordenone, in casa del Rugby Pordenone, serata di incontro con tutti i presidenti del Friulenza Giulia. Emanuele Stefanelli, presidente del comitato regionale, ha avuto l'occasione intanto di premiare la Rugby Udine per la promozione in Serie B, ma anche insieme alla presenza di Marzio Innocenti, presidente della Federazione Italiana Rugby, di elencare i numeri conquistati in questo periodo di gestione regionale delle società, dei tesserati in tutta la regione, una tendenza al rialzo dopo il Covid. Assolutamente sì, abbiamo avuto l'occasione oggi di riscontrare con tutte le società che hanno lavorato con noi i numeri in rialzo, naturalmente l'attività svolta, la crescita delle società. Naturalmente ribadisco che siamo a più 3 società, che vuol dire che il territorio ha una capitalizzazione maggiore naturalmente, e assolutamente i numeri che riguardano il movimento dei ragazzini piccoli, perché il mini rugby è quello che fa da trainante in questo momento. Abbiamo parlato del centro di formazione, che il nostro presidente nazionale naturalmente ha confermato che verrà rinnovato, quindi è un traino importante per la regione, non solo da un punto di vista sportivo, con i tecnici, lo sviluppo, l'abitudine al lavoro più di alto livello, ma è anche un punto fermo di unione tra società. Questo è importantissimo. Abbiamo riscontrato oggi, dove tutti hanno affermato che il centro di formazione è un punto di incontro fra tutte le società, e questa è la vera vittoria del Friulenza Giulia. Si stanno unendo intorno a un'idea, a un obiettivo, a un progetto che porta avanti uno sviluppo strutturale ma anche culturale del rugby naturalmente. Presidente Marzio Innocenti ha presentato la sua candidatura per avere un secondo mandato, ma in anno olimpico tutti i comitati, anche regionali, hanno le loro elezioni. Tu in qualità di presidente, qual è il progetto, qual è la ricandidatura per il prossimo mandato? Assolutamente, noi come comitato, parlo a nome mio ma parlo anche a nome di alcuni dei nostri consiglieri e di tutto il resto, è un progetto che non può essere chiuso entro 4 anni, è un progetto che deve durare almeno 4-8 anni, quindi dal mio punto di vista personale ci sarà sicuramente la ricandidatura alla presidenza. Alcuni consiglieri seguiranno il percorso che stiamo facendo adesso perché credono nel progetto e nell'attività. Il comitato è unito, lavora bene, spero che le società, questo sia motivo di apprezzamento per il futuro naturalmente. Qual è le sensazioni di 3 anni di lavoro di questo comitato con i numeri portati di una crescita del movimento rugbistico regionale? Ho detto che è l'attestazione di un successo, e lo è, perché ho visto dei numeri veramente importanti. Sono in linea con quello che speravamo e che speriamo in tutte le regioni. Qui è stato realizzato, per cui un grande complimento a Emanuele Stefanelli, a tutto il resto del comitato, ma anche a tutte le società ovviamente. Poi è bello aver sentito che il polo ha unito le società, e spero che questo sia il primo seme gettato per poi far crescere una collaborazione che coinvolga l'intera regione, in modo da far sistema ed avere delle squadre anche a altissimo livello per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia. Movimento regionale in Friulenza Giulia, ma anche nazionale, che è aumentato con i numeri di tesserati di società, vittorie importanti della nazionale, televisione, la RAI stessa che ha cominciato a dare molto più visibilità, una crescita in questo periodo da presidente. Campagna elettorale, è stato chiarito un punto in cui sei attaccato sul bilancio, la reale situazione della Federazione Italiana Rugby. Il bilancio della Federazione Italiana Rugby sta benissimo, noi abbiamo un patrimonio ancora di 14 milioni di euro, per cui noi stiamo investendo, non è che sono perdite, sono investimenti quelli che stiamo facendo, e ripeto, sono coperti da un patrimonio importante che tra l'altro non dovremmo avere perché non ci viene richiesto dal nostro organo di controllo che è il CONI, e attestare la nostra qualità e la nostra correttezza ci sono appunto l'approvazione dell'organo di controllo che è il CONI e del suo collegio dei revisori dei conti. E poi ricordo anche che anche il collegio dei revisori dei conti della federazione non ha mai detto niente di negativo sui nostri bilanci, né consuntivi né preventivi, che poi chi ci siano adesso, chi vuol dire il contrario, meglio che non lo faccio, meglio che non lo faccio. A settembre quindi avremo le elezioni, perché votare per un nuovo quadriennio, quali le motivazioni
per dare continuità a questo mandato? Ah, dunque, io ho un progetto ben chiaro, ben preciso e tutti ce l'hanno sotto gli occhi. Ha dato dei risultati in maniera precoce, forse, perché non è che neanche noi pensavamo che fosse così rapido il miglioramento. Non è assolutamente completato, questo è evidente, c'è tutto un grande lavoro da fare non solo sulle nazionali ma anche su tutta la struttura dei club e dei campionati. 3 anni mi sembrano veramente pochi per fare tutto quello che stiamo facendo e credo che sia giusto altri 4 anni. La crescita del rugby friulano è stato veramente molto molto importante, anche perché dopo la vediamo anche con le selezioni under 16 di categoria che hanno dimostrato il valore di tutto il movimento. È chiaro che qui ci sono tanti club che non sono abbastanza giovani ed è su quello che sicuramente bisogna lavorare, avere dei tecnici formati, dei tecnici performanti, dei tecnici che possano trasmettere anche un po' di cultura e di storia. Il nostro sport vive molto di cultura e di storia e penso che questa sarà un po' una sfida da affrontare in Friuli Venezia Giulia. La serata è stata anche l'occasione per presentare la sua entrata nella candidatura per entrare nel Consiglio federale per le nuove elezioni della Federazione Italiana Rugby, un salto da Presidente del Comitato regionale alla Federazione Italiana Rugby. Quali le motivazioni e quali le emozioni? Beh, quando Marzio chiaramente mi ha chiesto di fare questo passaggio, insomma, devo dire che ci ho anche riflettuto un attimo, perché chi è stato presidente di comitato, abbandonare il proprio comitato e quindi la storia, tutto quello che hai vissuto con tutti i club non è una cosa semplice, perché i club ti danno veramente tanto, i ragazzi, le selezioni, cioè veramente ho ricevuto tantissimo e di questo veramente non mi stancherò mai di ringraziarli. Certo che guardo il fatto è di poter dare il mio contributo a continuare a migliorare e a far crescere il rugby italiano, e l'esperienza che ho vissuto all'interno del comitato, insomma, non il più grosso a livello numerico ma sicuramente a livello di risultati, mi aiuterà tanto, perché ho vissuto tutte quelle che sono le criticità, tutte quelle che sono le esigenze dei club e quindi voglio portare questo all'interno del Consiglio federale. Sicuramente è un corollario finale a tutto il lavoro che si è fatto in questi anni di mandato che abbiamo avuto a disposizione, anche perché appunto ricordo che dopo le elezioni federali a ruota ci saranno le nostre, e vedere e fermarsi un attimo a riflettere su questi numeri che il nostro tecnico regionale ha così sviscerato e elencato, ti fa capire veramente che il lavoro che è stato fatto è tanto e tanto ancora ce n'è da fare. Un'enorme soddisfazione, ed è il frutto di un percorso che noi abbiamo fatto partendo dall'esperienza della Serie A e soprattutto dalla impattante esperienza della retrocessione nel periodo Covid, per effetto di un contesto generale che non ci permetteva di continuare la categoria. E in quel momento abbiamo fatto un progetto che prevedeva una ricrescita con risorse locali, con risorse Rugby Udine e con risorse regionali, per riportare la Rugby Udine al più alto livello possibile. L'anno scorso, 2 anni fa, abbiamo fatto un bel campionato ma non siamo riusciti a concretizzare. Quest'anno abbiamo fatto un campionato straordinario, hanno fatto un campionato straordinario che è stato per noi veramente come vincere le 6 nazioni. Prima abbiamo fatto con il presidente il parallelo delle società locali con la nazionale, bene, noi abbiamo vinto il nostro 6 nazioni quest'anno e i ragazzi sono veramente stati estremamente orgogliosi, noi orgogliosi di loro per questo traguardo.
livello regionale la soddisfazione che proprio le tre squadre regionali, Udine, Pordenone e Trieste, combattevano per il vertice e poi fino all'ultima giornata testa a testa con il Pordenone, quella vittoria conquistata allo scadere nella partita di ritorno qui a Pordenone. Sì, è stata una partita epica, è stata una partita intensissima, è stata la partita di quest'anno, è vero, tutte e tre le squadre sono state molto competitive, Rugby Udine e Rugby Pordenone particolarmente, è stato veramente un testa a testa fino all'ultimo minuto, potevano vincere loro, abbiamo vinto noi e siamo felicissimi. Ed ora nuovo quadriennio olimpico, nuove lezioni, nuovi progetti, come la Rugby Udine si sta prestando al prossimo quadriennio, ma soprattutto alla prossima stagione di Serie B? Beh, il progetto prevede certamente di non fermarsi qui, però dobbiamo fare i passi giusti nei tempi giusti. Noi adesso dobbiamo consolidare, vogliamo diventare un punto di riferimento regionale per convogliare le migliori risorse, evitando, come si è detto prima, la diaspora verso territori limitrofi, cercare di dare un'opportunità di crescita locale, quindi consolidare una Serie B e crescere per la promozione in Serie A quanto prima possibile, mai porsi dei limiti, anche quest'anno, però quello che conta è farlo con le risorse interne parlo della regione, per quanto possibile, per dare proprio a questi ragazzi l'obiettivo, la vision su quello che è il futuro del rugby regionale. Oh.